Finalmente sono tornata e sfogliamo insieme la rivista La mia boutique del febbraio 2023. Chiedo scusa per averlo sfogliato così tanto in ritardo, ma se mi seguite nei social sapete che ho avuto problemi con un familiare. Purtroppo non è ancora finita, però ho leggermente più di tempo per iniziare a fare i video. Ma iniziamo subito. Andiamo a sfogliarlo insieme. Il primo abito è un abito per esperte, numero 01, la taglia va dalla 40 alla 46 ed è a doppio petto. Dalla linea sciancrata, 6 bottoni con collo sciallato e ha il fianchino davanti e dietro e le maniche lunghe a giro in due pezzi con spacchetto al fondo nella parte di dietro. Questo non è un modello che io mi farei mai, perché non mi piace particolarmente. Mi piace indossato magari come una giacca primaverile, ma indossata con i pantaloni, allora sì. E comunque è per esperte. Mentre questo meraviglioso abito, che mi piacerà tantissimo fare, è il numero 02. Ed è un long dress, taglia 38-44. La particolarità è il corpino che è tagliato sotto il seno, che termina a punta nella sola parte del davanti. Nella sola parte del davanti, poi rimane mo molto lungo, come possiamo vedere, anche se poi possiamo eventualmente farlo anche più corto, a seconda delle nostre esigenze. La particolarità, come possiamo vedere, è la schiena, che rimane nuda e qui possiamo vedere il figurino. Ha una cucitura centrale davanti e dietro con svasatura ai fianchi, senza apertura, quindi per questo che è di facile realizzazione, perché non abbiamo bisogno di inserire nessun tipo di cerniere lampo e si può indossare sia con la manica lunga che sbracciato. Di facile realizzazione è la numero 03, la giacca va dalla 42 alla 48 ed è stata realizzata in twill fantasia foulard, interamente foderata in crepe de chine. E questa, diciamo che starà particolarmente bene, a mio parere, a chi ha un fisico a mela, perché rimane bella larga e quindi dà quella vaporosità, non mettendo in evidenza le curve, ed è anche di facile realizzazione. Mentre qui abbiamo per esperte pantaloni numero 04, le taglie dalla 42 alla 48, dalla linea skinny, ed sono stati realizzati in gabardine elasticizzato. Ha la cintura in forma compassante rimessa al punto vita che si chiude al centro davanti con asola, bottone e lampo con patta sottostante. Le tasche rimangono oblique e con fianchino nel davanti, tinte a occhiello con due profili nel dietro. È una cintura di guarnizione realizzata nello stesso tessuto del capo e rinforzata con un bordo indeformabile, si indossa a piacere. Sono veramente molto molto belli e slanciano la figura. E sono per esperte. Mentre in questa pagina abbiamo la blusa numero 105, che vediamo qua, che va dalla taglia 40 alla 46 ed è stata realizzata in satin di viscosa fantasia con bordo rimesso all'apertura centrale davanti, che prosegue formando il collo del dietro. Il taglio delle maniche è dritto, sceso con bordi del fondo rimesso. Il punta vita e i fianchi e i passanti permettono appunto di inserire un nastro che fa in modo che la vita possa essere ben segnata ed è di facile realizzazione. Stupenda la maglia, camicia che vediamo qui, è una camicia che è la numero 02. È per esperte, va dalla taglia 38 alla 44 ed è a girocollo ed è stata realizzata in satin di color, vabbè, in questo caso, ma lo possiamo realizzare anche in tessuto, con un tessuto in tinta unita con motivo di pieghe cucite a carré sul davanti. Quindi qua abbiamo il carré, ovviamente lo possiamo fare o non fare a nostro piacimento. Questa mi piacerebbe moltissimo rifarla perché è un modello che a me piace tantissimo. Il dietro è chiuso a goccia con un bottone
permette appunto di indossarla senza l'applicazione di una cerniera lampo. Maniche sono a prosciutto con pieghe rivolte verso il colmo e il polso abbottonato rimesso in fondo. Questo potrebbe essere un'idea molto utile per vedere vari passaggi, diciamo che ancora non abbiamo visto come, perché è più che altro una camicia ed è per esperte, tra l'altro. Pantaloni numero 07, taglia dalla 38 alla 44, con cintura baschina rimessa in forma che si chiude in modo decentrato sul davanti, con gancio e bottone nascosti e lampo compatta sottostante. Le tasche del davanti sono oblique con fianchino. Le pieghe donano ampiezza alla linea che scende svasando verso il fianco. Un bordo rimesso al fondo delle gambe crea un motivo di finto risvolto. Questi sono pantaloni che staranno soprattutto bene a chi è un fisico a clessidra e un fisico a pera, anche perché essendo così larghi non mettono in evidenza diciamo i cuscinetti, il sederino un po' importante, e quindi lo consiglio soprattutto a questo tipo di fisico. Mentre qui abbiamo una moda contemporanea che è molto chic ed elegante, composta dallo Spencer, che è il numero 08, le taglie vanno dalla 38 alla 44, rimane corto in vita, con abbottonatura a due bottoni doppio petto, collo classico con lunette revers e tasche a occhiello con due profili e pantelletta sul davanti, ed è interamente foderato e realizzato in un tessuto gessato elasticizzato. Ed è diciamo un passepartout, se vogliamo, perché si può utilizzare anche abbinandolo ad un abito. Invece in questo caso, come possiamo vedere, è abbinato a un paio di pantaloni con corsetto, che sono molto particolari, come possiamo vedere, che sono il numero 09, le taglie dalla 38 alla 44 ed è per esperte. E sono stati realizzati in tessuto gessato elasticizzato a una cintura con passanti in forma rimessa al punto vita che si chiude con asole e bottone. Le tasche sono inserite nel taglio dei fianchi e la linea aderente nella parte alta svasata al fondo. A caratterizzare il modello è un corsetto in tulle bielastico cucito interamente alla vita. Super stupenda è la blusa numero 10, le taglie dalla 38 alla 44 in shantung avorio, senza apertura, si indossa dalla nuca e il davanti è tagliato nello sbieco del tessuto, quindi necessita una grande quantità di stoffa, mentre il dietro è tagliato nel dritto filo del tessuto, quindi solo nella parte del davanti. Perché? Perché si possa formare questa piega. Volendo, possiamo anche non metterlo nello sbieco per creare un modello diverso. Le maniche vengono tagliate nel verso contrario del tessuto e sono intere al fondo, con profondo sfondo piega centrale cucito per un breve tratto. Mi piace veramente tantissimo. Mi piacerebbe anche indossata con una cintura che rende più sinuosa la linea femminile. Per esperte invece abbiamo l'abito numero 11, le taglie alla 42 e alla 48, è una linea aderente a doppio petto realizzato in due tessuti, popeline elasticizzato bianco per lo sprone del davanti e dietro, e il collo, il solino e le maniche arricciati al fondo e il polso, mentre al fondo del polso tessuto elasticizzato a micro quadretti, mentre per il dietro e il davanti inferiore i passanti e la cintura che si indossa lacciandolo a piacere. È molto particolare, io non sarei in grado di indossarlo, non, nel senso che magari non avrei delle occasioni, non sono tra i miei, diciamo, gusti personali. Qui abbiamo un bustier che è il numero 12, taglia dalla 40 alla 46, è stato realizzato in tessuto elasticizzato e micro quadretti, chiuso al centro davanti da asole e bottoni. Ha dei finti taschini a occhiello con due profili.
Nel dietro superiore sono presenti delle impunture elastiche che permettono di indossarlo senza costrizioni. Quindi non c'è bisogno anche in questo caso di cenere lampo e via dicendo. Ed è abbinata, come possiamo vedere in questa pagina, al pantalone che va dalla taglia 40 alla 46, che è un pantalone che ha una linea classico, realizzato in un tessuto elasticizzato, ha una cintura in forma con passanti rimessa al punto vita, chiusa da asola bottone e lampo compatta sottostante. E le tasche sono oblique con fianchino nel davanti, ed è per esperte. Qui possiamo vedere tutti i modelli, anche qui, moda sposa. Abbiamo un abito che è di linea dritta, il numero 14, dalla taglia 38 alla 44, dalla linea fasciata e aderente, scollatura quadrata e o semplicemente bretelle sottili, realizzate in voile avorio guarnito nella sola parte centrale del davanti e applicazioni di pizzo che degradano verso il fondo. Chiaramente noi possiamo, secondo il mio parere, utilizzare questo modello non solo per fare un abito da sposa, ma anche un abito da sera, volendo, utilizzando anche un tessuto chiaro come questo, ma non è necessario, che possa essere utilizzato solo come abito da sposa. La caratteristica è questo coprispalle molto bello. Un coprispalle, lo stesso che lo possiamo utilizzare, lo possiamo cucire anche per altre occasioni, è il numero 15, la taglia dalla 38 alla 44 ed è stato realizzato in organza. E poi ha delle applicazioni in pizzo, corto sopra la vita, si chiude nella sola parte alta della scollatura al centro davanti con gancino nascosto, lasciando libera e sfuggente al fondo l'apertura del davanti. La manica rimane aderente a tre quarti e rifinitura dello scollo e del fondo appunto cordoncino. Comunque si possono utilizzare anche tessuti senza trasparenze, per esempio come il crepe, il cadì, la crepella e il raso. Adoro questi abiti, questo abito è favoloso, adoro, è veramente bellissimo. Il numero 16 va dalla taglia 42 alla 48, è dalla linea aderente a sirena, con scollatura all'americana, con questo bello spacco sul davanti, questa apertura sul davanti. E la cosa che lo rende veramente sexy sono le spalle che sono scoperte, tutta la schiena scoperta, l'apertura con lampo nella parte alta del centro dietro, applicazioni di pizzo macramè come guarnizione centrale. Il corpino davanti è arricciato al punto seno e la parte centrale forma una scollatura fessura leggermente aperta alla sua estremità. Veramente meraviglioso. Come mi piace tantissimo anche questo abito, che è il numero 17, va dalla taglia 40 alla 46, dalla linea aderente a sireno, con scollatura a sottoveste e bretelle guarnite da perline. Apertura centrale dietro con lampo e fitta fila di bottoni esterni come guarnizione. Ha il fianchino del davanti e un motivo a incudine nella parte alta del dietro, che aderisce e ne sagoma la forma sottostante. Ha uno strascico non tanto esagerato, ma che comunque rende proprio l'abito molto molto elegante, stile sirena anche in questo caso, dove sono stati applicati in questo caso del pizzo e dei fiori in pizzo con effetto 3D. Qui abbiamo moda chiamata intensa, abbiamo l'abito numero 18, taglia 40-46, è stato realizzato in pizzo azzurro cenere e ha un corpino tagliato in vita con pants davanti e dietro. La gonna è leggermente svasata e arricciata in vita con apertura lampo nel centro dietro, interamente foderato in tinta tranne per le maniche a giro corte e con il fondo smerlato. Molto molto carino e versatile. La blusa è una blusa molto facile perché, come possiamo vedere qui nel figurino, è semplicissima da realizzare perché non dobbiamo cucire le spalle, le maniche. È dalla linea appunto morbida, maniche a kimono realizzata in twill, è caratterizzata da questo ampio collo a cratere tagliato in sbieco e rimesso con una cintura di guarnizione. Io questo tipo di maglia mi piacerebbe tantissimo farmele, ma mi stanno malissimo, non so perché. Boh.
Non lo so. Mentre qui abbiamo una bellissima gonna, che è la numero 20, la taglia 40-46. La lunghezza è midi, chiaramente possiamo allungarla o accorciarla a seconda dei nostri gusti, ed è facile, di facile realizzazione. La cintura in vita rimessa, realizzata con un nastro in velluto rasato in una tonalità più scura del capo, con apertura lampo nel centro dietro, interamente foderata e con il fondo smerlato a vista. Veramente molto molto bella ed elegante. Altra moda molto elegante è la camicia numero 21 che vediamo qua, che va dalla 42 alla 48, dalla linea destrutturata, realizzata in cadì, asimmetria del fondo, più corta quindi nella parte davanti e più lunga nella parte di dietro, con alti spacchi laterali ai fianchi, lo scollo è a V e poi ha lo sprone nel dietro con sfondo piega sottostante stirato. Il taglio della spalla è leggermente sceso. Il modello lo possiamo vedere qui. Abbinata è il pantalone numero 22, che è una cucitura facile, dalla linea a pigiama con cavallo quasi dritto e basso, oltre misura, e paramonture in vita ed elastico inserito, quindi facilissimi da realizzare. Se per chi sta iniziando a cucire, io vi consiglio di cucire un paio di pantaloni così, facilissimi. Qui abbiamo il soprabito numero 23, taglia 42-48, realizzato in twill da diagonale avorio e foderato in raso, dalla linea classica alle tasche orizzontali occhiello a un profilo e patelletta sul davanti, a girocollo con abbottonatura centrale davanti, nascosta con bottoni a pressioni interni. Ed è un capo molto molto elegante. A seconda del tessuto che noi scegliamo di realizzarlo, può essere particolarmente elegante oppure anche diciamo un elegante un po' più sportivo. In questa parte della pagina invece troviamo un abito che è il numero 24, va dal taglia 38-44, è realizzato in piqué ed è foderato solo nei corpini, rimane un po' larghino ma eventualmente possiamo farlo più stretto se siamo un po' brave a modificare il cartamodello, ed è veramente un abito molto femminile. Taglio in vita con cintura di congiunzione alla gonna che termina svasata al fondo con orlo rimesso e impunturato. Lo scollo, come possiamo vedere, è abbastanza appunto scollato, arrotondato e guarnito da un collo baby asimmetrico che si sovrappone sul lato sinistro del davanti. Moda taglie più, che a me piace sempre moltissimo. Tessuto Chanel, twill diagonale, crepe di maglina, colori eleganti, linee pulite, anche over e particolari inattesi, leggerezza e intensità per sfilare anche in ufficio. Ed ecco qui la prima giacca in stile Chanel, adorabile, è la numero 25, le taglie dalla 46 alla 52, classica, monopetto, a due bottoni con revers e collo con lunetta, fianchino e pence in vita, le tasche con soffietto centrale sono applicate chiuse da una patelletta bottonata sul davanti, le maniche lunghe a giro in due pezzi, il contorno del collo, l'apertura davanti e i revers sono guarniti da un bordo inserito e sfrangiato realizzato nello stesso tessuto del capo, così come la spilla da realizzare a piacere interamente foderata. Quindi la spilla è questa qui, che dona un tocco di raffinatezza. Il tutto abbinato a questi bellissimi pantaloni che sono di facile realizzazione, a differenza della giacca ovviamente, e vanno dalla taglia 46 alla 52, dalla linea ampia e tanto svasata da sembrare quasi una gonna, realizzata in twill diagonale leggermente elasticizzata e alla cintura in forma rimessa in vita chiusa con la lampo nel fianco sinistro. Molto molto belli. Qui abbiamo uno stile sempre Chanel, abbiamo i Bermuda che sono il numero 27, vanno dalla taglia 46 alla 52, sono stati proprio realizzati con un tessuto Chanel e alla cintura in forma rimessa nella vita e chiusa con asola e bottone, e al centro davanti il lampo compatta sottostante, abbinata come abbiamo visto prima alla giacca che abbiamo appunto visto prima. Io sinceramente, se devo dire la verità,
il mio parere, preferisco abbinarla sempre a dei pantaloni che rimangono più lunghi oppure ad una gonna svasata oppure a tubino. Abito numero 28 va dalla taglia 46 alla 52, ha una linea aderente lunghezza midi, realizzata in crepe di maglina bielastico color cioccolato e il collo a camicia con soline e apertura con cannoncino rimesso tipo polo, senza bottoni. Le maniche sono a giro, lunghe e aderenti, con un piccolo tratto al fondo arricciato con elastico. Una arricciatura è posta anche ai fianchi della vita davanti per dare movimento e morbidezza al capo e nascondere così le imperfezioni del corpo. Senza apertura si indossa dalla nuca. Gilet numero 29 va dalla taglia 46 alla 52 dalla linea over con allacciatura a doppio petto a 4 bottoni e collo con lunetta reverse a lancia, interamente foderato e realizzato in twill diagonale leggermente elasticizzato. Ha le tasche orizzontali a occhiello con due profili e patelletta sul davanti e lo spacco sormontato nel centro del dietro, come possiamo vedere qui. Abbinato a una delle gonne che io adoro di più ed è la numero 30, la gonna va dalla taglia 46 alla 52 della linea aderente midi della vita salita realizzata in maglia compatta elasticizzata color petrolio, la parte alta è rifinita da bordi interni realizzati nello stesso tessuto del capo e ha uno spacco nella parte del dietro e tra l'altro è anche di facile realizzazione. Moda bimbi, abbiamo il cardigan che vediamo qui, numero 31, mesi 03-12, veramente molto carino. Qua una camicia dalla che è la numero 32, dai mesi dai 3 ai 12. E qui abbiamo dei pantaloni tanto tanto carini, che sono semplicissimi da realizzare, che sono il numero 33. I mesi vanno 3-12 ed sono stati realizzati in felpa di cotone. Qui abbiamo una maxi maglia per bimba con scritto Love, che è la numero 34 e le taglie vanno da 3 mesi fino ai 12 mesi ed è stata realizzata in un felpa di cotone elasticizzata con questo bellissimo colletto baby. Abbinata ai pantaloni, che sono il numero 35, sono dei leggings, mesi dai 3 mesi ai 12, e sono stati realizzati in felpa di cotone elasticizzata con elastico inserito alla vita e arricciatura al fondo, gamba guarnita con fiocchetti. Veramente molto femminili e carini. Abbiamo terminato anche oggi di sfogliare insieme la mia boutique di febbraio 2023. Fatemi sapere quali sono i modelli che vi sono piaciuti di più, che farete. Fatemi sapere se comprerete il giornale, se lo acquisterete. Ricordate che lo potete trovare nei centri commerciali, ma lo potete trovare anche in edicola e anche online nel sito di lamiaboutique.net. Quindi potete tranquillamente anche acquistare i vecchi numeri. Quindi se avete visto un mio video precedente, vi sono piaciuti degli abiti in particolare, potete ordinare il giornale direttamente online oppure addirittura abbonarvi. Io vi auguro un buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è anche terapia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!